Se volete acquistare crediti, passate da EasyVault, link e codice coupon malati15, tutto in maiuscolo qui in descrizione. Sono sicuri, affidabili, veloci ed economici. Salve ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Gio Vispo dello staff di NMF e benvenuti nella player review di Waston Tots con 74 di rating, difensore centrale Argento Tots. Prima di iniziare questa review voglio chiedervi di arrivare almeno a 60 like o mi piace per questa review e per questa carta e vi chiedo di commentare qui in questo video con una delle prossime review o delle review che vorreste vedere sul nostro canale. E Waston Tots ci è stato consigliato tramite un commento negli scorsi video. Dunque, partiamo con i pro. Il primo è la difesa, fase difensiva. 81 con 82 intercettazioni, 81 marcature, 82 contrasto, 74 scivolata. Forse la scivolata è l'unico valore che è buono e si sente comunque che non ha un tempismo perfetto nella scivolata, ma è comunque buona. Intercettazioni ottime ragazzi, anche la marcatura e il contrasto. Altro pro, la forza fisica e l'aggressività. Fanno parte del fisico, 91 con 69 resistenza, 98 forza, 98 aggressività. È un giocatore molto molto aggressivo e ha un'ottima forza fisica ragazzi. Ha tenuto testa ad attaccanti come Lewandowski, Suarez ragazzi, e nelle clip lo vedrete sicuramente. Peccato però la sua resistenza che non è proprio un pro e nemmeno un contro, è così ragazzi. Altro pro è il colpo di testa, 92 con 93 elevazione, 87 precisione di testa e ben 196 cm di altezza. È un giocatore molto alto, ha un'ottima elevazione, un buonissimo colpo di testa, ragazzi, davvero ottimo. Peccato però che con lui non abbia segnato di testa. Altro pro è il posizionamento, perché mantiene molto bene la sua posizione di difensore centrale. Secondo me anche aiutato dal work rate medio alto, diciamo un work rate buono per un difensore centrale. Come contro ho inserito l'equilibrio, che è un 37 in carta, e devo dire se non ci fosse stata quella forza fisica così elevata questo equilibrio si sarebbe sentito maggiormente nei contrasti. Altro contro, il campionato gioca nella MLS, ma diciamo è un contro quasi superabile. E nella clip iniziale della squadra avrete visto sicuramente l'ibrida con cui ho usato Waston, quindi è un fattore superabile, diciamo è un piccolo contro. Altri valori in carta, velocità 74 con 75 accelerazione, 72 velocità scatto, ha una velocità buona. Passaggi, vabbè, 50 con 61 corte, 67 lunghi. I suoi passaggi sono, dai, accettabili. Piede preferito il destro con 2 stelle e piede debole. Alternative abbiamo Godin, Naldo ed altri. Tra le normali Godin, tra le leggende Lalas. Nella nazione Gonzalez, nella lega Chiman, dello stesso livello di Gao. Rispetto al base un più 38, versione che non ho provato. Tot se base hanno una differenza di prezzo di 29.000 crediti, prezzi per PS4. È una carta da provare, a parer mio sì ragazzi. È un argento, un Tots argento che non ha nulla da invidiare a carte oro. Dunque stiamo per giungere alla conclusione di questa review. Il mio voto finale per questa carta è un 7. È un 7 perché è un difensore centrale che ha un'ottima forza fisica ragazzi, ottima veramente, una buona velocità e un'ottima fase difensiva. Dunque vi chiedo di arrivare almeno a 60 like o mi piace per questa review e per questa carta, vi chiedo di commentare qui sotto in questo video con le prossime review che vorreste vedere sul nostro canale. Quindi vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!